Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, oggi abbiamo non uno, non tre, ma bensì due nuovi contenuti da andare a scoprire insieme, ovvero la spedizione e la fattoria. E come di consueto, ogni qualvolta che sblocchiamo qualcosa in game, veniamo ricompensati con delle gemme. Io signori, partirei subito con la fattoria che mi ispira un botto. Ok, ci ha buttato all'interno di un hub dove possiamo fare... Ok, abbiamo delle info. Decora la tua fattoria, puoi ottenere i materiali rompendo gli alberi e le rocce nel campo. Puoi costruire diversi edifici e oggetti. Alcuni edifici possono salire di livello tramite upgrade e migliorare le loro caratteristiche. Man mano che si potenzia la casa, il livello massimo degli edifici e il numero massimo di zolle aumentano. Man mano che si potenzia il magazzino, aumenta la sua capienza di materiali. Una volta costruiti, puoi posizionare gli edifici e gli oggetti ovunque nella fattoria. Figata, decisamente una figata. Allora, qui abbiamo un manco da lavoro che al momento non è disponibile perché prima dobbiamo costruire una casa. Ok, dunque se va a raccattare roba, come se fa? Non in questo modo sembra. Ah ok, attaccando mi pare giusto. Vabbè, mi raccolgo tutto quello che c'è sta in mappa e vediamo di costruire sta casa, a meno che io non veda altre robe interessanti in giro. Tipo questo cartello, vietato pescare, si prega di collaborare. E se io provo lo stesso? Un corso d'acqua pulita, ci sono diverse specie di pesci, non puoi pescare quando non è la stagione di pesca. Quindi sarà un contenuto a tempo? Oddio, ci potrebbe pure stare se fosse così. Un masso che blocca il passaggio, non importa quando preghi, non c'è verso di spostarlo. Ti serve un oggetto speciale per spaccarlo. Forse si tratta di un ampliamento della fattoria? Qui sembra che ci sia palesemente un passaggio nascosto. E qui abbiamo una pianta con delle spine aguzze. Non preoccuparti, non finirai come la bella addormentata. Ti serve un attrezzo speciale per tagliarla. Ok? Beh, credo di aver raccolto tutto. Iniziamo a costruire la casa. Un attimo è stato, che ci vuole a costruire una casa, altro che super bonus 110%. Tipo casa, effetto porta tutti gli edifici a livello massimo. L'edificio nella fattoria dove alloggiano gli eroi di Heavenwold e dobbiamo costruire una fucina. Banco da lavoro, puoi usare i materiali per creare edifici e oggetti. Migliorando il banco da lavoro potrai creare ulteriori oggetti, puoi raffinare i materiali per ottenerne altri di qualità superiore. Ok, e noi per il momento possiamo creare una fucina che possiamo posizionare in giro e che volendo teoricamente possiamo rimuovere e riposizionare. Una figata! E che fa? Per il momento non si sa. Possiamo anche costruire un magazzino, che per il momento butterei qui. E serve per conservare i materiali della fattoria. A questo punto creiamo le zolle di terra per iniziare la nostra nuova carriera da Gat Farmer! Signori, fatto! Ma in tutto ciò abbiamo un problema, non abbiamo le semenze. Ottimo, iniziamo la nostra nuova carriera da Gat Farmer nel migliore dei modi. Direi dunque di andare a vedere anche la spedizione, su via. C'è stata una potente esplosione nel regno sotterraneo. È stata così potente da spazzare via tutti i territori adiacenti. Un'intera terra distrutta da un'enorme esplosione. La gente in preda al panico. Delle conseguenze così gravi potrebbero fare cadere una nazione. La popolazione è terrorizzata, ma la causa, le motivazioni e i responsabili di queste esplosioni sono ancora sconosciuti. Abbiamo solo un indizio. La setta del prescelto. I suoi seguaci credono che solo il prescelto potrà salvare il mondo dalla rovina,
stanno divulgando delle profezie inquietanti proprio nel luogo in cui c'è stata un'esplosione. Dicono che queste esplosioni siano l'inizio della fine e che una catastrofe incombe su di noi. Non lo so se le loro profezie c'entrano qualcosa con le esplosioni, ma stanno seminando il panico tra la gente e provocando ancora più confusione. Se vogliamo fermare questo caos, cara la mia recluta, anzi Squall, ti chiedo di indagare sulle esplosioni e le profezie. Ci penso io, capitano, oppure la scelta che vado a fare io, devo indagare io, e perché, mi scusi, ma le sembra giusto? Ordini del capitano, un po' di allenamento ti farà bene. La missione sarà lunga, vai a prepararti. Aspettate, non dimenticatevi di me! I miei muscoli non aspettavano altro! Mi sono dimenticata di presentartela. Squall, lei è Scintilla, l'arpia fiammeggiante, indagherà insieme a te. Anche lei ha un conto in sospeso con la setta. Purtroppo l'ultima volta non ho passato il test del prescelto, ma ora vedranno come sono cresciuti i miei muscoli. Anche se lei ha obiettivi diversi dai tuoi, ti sarà utile avere una collega. Ormai il regno sotterraneo è in balia dei demoni che sono stati liberati dalle esplosioni. Probabilmente dovrai affrontare una dura battaglia. Hai detto demoni? E anche battaglia? È l'occasione perfetta per allenarsi! Sbrighiamoci! Non perdiamo altro tempo! Squall, ti auguro buona fortuna! Povero agnellino smarrito, che cosa ci fai in questa terra di morte? Se cerchi la salvezza, unisciti a noi e al prescelto. Un certificato dell'ottavo grado di aspirante prescelto? Ah, allora non sei un agnellino smarrito. Tu hai già superato il test! Scusa se non ti avevo riconosciuto. Sono la sacerdotessa Dolores. Assisto i candidati nel loro percorso per affrontare il test. In che senso assisti i candidati? Come insegna la grande Veronica, il ruolo dei seguaci del prescelto è quello di salvare tutti dal male. Solo i più dotati possono candidarsi, ma noi non riusciamo sempre a individuare chi non è degno. Quindi lo monitoriamo e valutiamo il rendimento dei candidati. Diamo un punteggio ai candidati e assegniamo un grado. Più alto è il grado, più il test diventa difficile. Per questo garantiamo sostegno e ricompense sostanziose. Un punteggio e un grado? Per farla breve, dobbiamo fare fuori i demoni, giusto? Esattamente. Fatemi sapere se avete altre domande. Sono a vostra disposizione. Chiedi del libro delle profezie. Veronica, la nostra santa guida, ha previsto la fine del mondo. Il libro delle profezie, terzo volume, primo capitolo. Mentre il respiro del caos si diffonderà nel sottosuolo, tra le fiamme sulfuree, i demoni abissali emergeranno dalla terra. Tutto ciò che sta accadendo nel regno sotterraneo è stato previsto in queste rivelazioni. Chiedi dei gradi e delle ricompense. Tu sei al grado 8. Ti accorgerai che i gradi più bassi non viene dato molto sostegno. Più si sale di grado, più l'aspirante si avvicina al prescelto. Ovviamente i candidati migliori ricevono più sostegno, compreso quello economico. Oltre al nostro supporto e ad una certa quantità di potere. Potresti addirittura avere l'onore di incontrare Veronica di persona. Ok, chiediamogli anche il numero di telefono che non si sa mai. Il mio numero di telefono? Sei il prescelto, sei davvero tu. Puoi avere tutto ciò che desideri. Il mio corpo e la mia anima esistono solo per il prescelto. Ok, non ho altre domande. Presto andiamo, sono pronta al 1000%! Andiamo ad affrontare i demoni! Andiamo a farci muscoli! Non vedo l'ora di vedere come ve la cavate. Ok, cerchiamo di capire quello che dobbiamo fare, magari cliccando proprio sul punto interrogativo e leggere magari qualche info. Zone e distretti. Le zone sono divise in più distretti. Ogni congregazione consiste in diverse fasi. Sono richiesti dei requisiti speciali per giocare in alcune fasi. Grado dell'aspirante. Puoi aumentare il tuo grado grazie all'attività e ai punteggi. Puoi ottenere punti superando le fasi o raccogliendo gingilli. Puoi salire di grado dopo aver soddisfatto certi requisiti e premuto il bottone in basso a destra del registro. Dopo aver raggiunto un certo grado potrai spostarti al distretto successivo. Registro del prescelto. Da registro puoi controllare i tuoi progressi e quelli della congregazione. Puoi ottenere dei premi dal distretto. Puoi controllare anche i gingilli e gli archivi.
Onestamente mi aspettavo qualche info in più da quelle info, ma va bene, ci sta. Allora, abbiamo in alto a destra un punteggio attuale di 0, ovviamente, e il nostro prossimo obiettivo è quello di ottenere 720.000 punti, forse per aumentare di livello, in qualche modo, non saprei, lo vedremo. Ma in basso a sinistra abbiamo la meraviglia nascosta. Che cos'è la meraviglia nascosta? Non possiamo fare nulla perché ci servono dei frammenti di mappa, credo, abilità catena, che cos'è? Carica gruppo attuale? Vuoi portare il gruppo in spedizione a spedizione 1? Boh, vai. E quindi? Non ho ben capito. Vediamo qua che c'è sta scritto, che c'è un botto di roba pure. Preset dei gruppi, puoi cambiare facilmente le impostazioni dei gruppi e della spedizione registrando gli eroi e gli equipaggiamenti nel preset della spedizione. Puoi registrare fino a 12 eroi. Per gli equipaggiamenti puoi registrare le armi principali, quelle secondarie, gli accessori, le carte e i gadget. Non puoi registrare gli eroi o equipaggiamenti doppi nello stesso preset. Applica preset gruppi. Cliccando il tasto applica puoi applicare al gruppo selezionato gli eroi e gli equipaggiamenti che hai preimpostato nel preset della spedizione. Gli eroi e gli equipaggiamenti cambieranno in base a quelli registrati nel preset. Ok? Non ho capito. Io avrei cliccato qua sulla spedizione 1, però non è che cambia, no? Inserendo tutti i personaggi nello slot 1, 2 e 3 sembra che si sia sbloccato il pulsante applica, quindi conferma. Però non possiamo comunque entrare. Ma si è riempita questa zona, quindi ok, credo che ci siamo. Il pulsante fattoria immagino ci riporti alla fattoria, giusto? Il pulsante fattoria ci riporta alla fattoria, ci sta. E se clicchiamo nella fucina dove andiamo? Ok, che dovrei inserire? Non ho niente da inserire, sembrerebbe. Perfetto, dobbiamo semplicemente andare avanti, mi sa, quindi clicchiamo qua dentro e oddio, c'è sta un botto di roba. Decisamente un botto di roba. Quello credo sia il tasto Evermold per tornare indietro, immagino. E andiamo nella zona del test 1? Entra? L'inventario è pieno. Ok, ho l'inventario pieno, ma devo ripulire l'inventario, abbiate pazienza. Ok, inventario ripulito, quindi possiamo entrare. Zona del primo test, ok. Dobbiamo fare fuori tutti e basta? Sarebbe questo il test. Possiamo cambiare parti? Se io faccio così cambio parti, no? Pensavo di poter cambiare parti in qualche modo, forse... Sì, invece, si può cambiare parti! Che figata! Che figata! No, mi sta garbando già un botto, signori, ve lo dico. Che figata! Possiamo... switchare fra un party e l'altro, che bellissima sta roba! Quindi potremmo fare diverse robe. Aspetta un attimo, voglio provare anche con loro, dai, giusto per... Che figata! Devo aspettare che si ricarichi la bara ogni volta. Però poi posso cambiare tranquillamente, fare danno. Bellissimo, bellissimo. Già mi sta garbando tantissimo sta modalità. È davvero una novità assurda che porta a questo punto davvero una ventata d'aria fresca. Quello che è il titolo. C'è sta un botto. Ora, per il momento è abbastanza easy, ma immagino che più là diventi anche più complicato, no? E là sotto apparirà un boss? Forse sì. Forse là sotto apparirà proprio un boss. E beh, per il momento stiamo riuscendo a gestire il tutto anche abbastanza tranquillamente. E continuiamo a fare fuori gente, ce ne sono un bel po', decisamente ce ne sono un bel po', sbucciamo di nuovo. Sta per scadere il tempo, però credo che abbiamo fatto fuori tutti. Fase superata, ok. E abbiamo ottenuto 128.000 punti su 256. E abbiamo ottenuto, sembra, qualcosa di interessante. Un gingillo, la testa di Gargoyle, un po' di oro... è un seme antico, quindi questo lo possiamo andare a piantare nella nostra fattoria. Giuramento sacro. Ok, per il momento esci. Beh, a questo punto sarei curioso di andare a piantare quel seme che abbiamo ottenuto, perché voglio vedere effettivamente che cosa nasce dalla pianta. Quindi andiamo a piantare immediatamente il seme, si dovrebbe fare così, semplicemente.
Vai. Pianta. Ok. No, io non voglio piantare semi. Voglio energia restante fino a raccolto 120. E in che senso? Devo utilizzare la mia energia affinché questo si sviluppi? Fatemi testare. Aspetta! Ci hanno dato altri 6 semi. E anche un altro po' di roba. Andiamo a piantare questi altri semi a sto punto. Semi piantati, adesso andiamo a utilizzare 120 di energia perché credo funzioni in questo modo. Giuramento sacro, è una reliquia. Aumenta l'attacco del 3% quasi, chance di critico, e si possono fornire le opzioni migliori tramite la fucina. Ok. Per il momento l'equipaggio al cavaliere, poi vediamo in futuro come organizzarci anche con queste reliquie. Ma andiamo a spendere i nostri 120 di energia. Teoricamente, in questo modo, dovremmo poter raccogliere il tutto dai semi che abbiamo piantato. Aspetta, facciamo anche il rinforzo così, giusto perché ci siamo. Vediamo se riusciamo a raccattare qualcosa dalla nostra fattoria. Sono cresciuti, sono decisamente cresciuti. Non so se può cambiare il colore a seconda della rarità. Sarebbe una figata. Ma polvere brillante, non mi interessa le semenze, fammi raccogliere sta cosa. Solo polvere brillante? Mi sa di sì. Ma cos'è sta polvere brillante? La polvere brillante serve per aumentare la qualità delle reliquie? Sembra di sì. Ok. È aumentato un botto il moltiplicatore di critico e la resistenza mistica? Cos'è la resistenza mistica? Ok. È un po' come una pietra delle opzioni? Sì, sì, decisamente sì, perché danno in PV più 1,3% resistenza. Moltiplicatore di critico? No, nulla dotazione. E riproviamo ancora una volta perché sono curioso di vedere che se può fare. Danni in mischia o inflitte nemici nei paraggi. Io credo, signori, che qua adesso ci dobbiamo infognare male con ste reliquie. Decisamente, per rendere i nostri personaggi OP ci dobbiamo infognare tantissimo in questa fattoria. E lo faremo. Qua che abbiamo un puntino rosso, abbiamo qualche ricompensa per caso? Sì. Ok, grazie per le gemme. E possiamo notare che qua ci stanno varie ricompense, compresi 20 semi man mano che otteniamo dei punti. Aspetta, ci abbiamo anche dei gingilli. Una testa di gargoyle rotta. Questo è un frammento della statua che commemora la grande battaglia nel regno sotterraneo contro l'arcidemone e il suo esercito di gargoyle. Queste statue sono protettrici della pace nel regno. Dopo che il fumo di un'esplosione misteriosa si dissolse, i sopravvissuti del regno trovarono una macabra sorpresa. Tutte le teste delle statue erano state tagliate ed erano scomparse senza lasciare traccia. Ok, e noi che ce fammo? Ricostruiamo di qua la statua? Non saprei e non c'è dato sapere per il momento. Ci vediamo anche la zona 2, signori, dopodiché ci salutiamo. Poi fatemi sap, eventualmente, se voleste vedere qualcos'altro per quanto riguarda la fattoria, o se ci skippiamo il tutto, me la gioco io per conto mio, ovviamente. E fammo fuori gente, dai, arrivate, spuntate fuori. Credo che più ne facciamo fuori, e più punti otteniamo? Credo, ma non ne sono sicurissimo, forse dobbiamo switchare il meno possibile. Forse se andiamo dove ci stanno sti quadrati otteniamo più punti perché è scomparso il quadrato. Poi non era un quadrato ma era un rettangolo, ma avete ben capito, no? E stiamo subendo comunque un bel po' di danni a sto giro. Sono più forti? Mi chiedo cosa succede se muoio. O forse prima non ho raccolto abbastanza punti andandomene in giro per la mappa. Potrebbe anche essere questo. Perché io tecnicamente dovrei andare in giro per la mappa a raccattare sti punti magari prima che scompaiono, non saprei. Però cambiamo prima che moriamo male e mettiamo il nostro cavaliere che comunque del danni ne fa un po' tiro. E vedi, perché io credo che comunque devo andare in giro. Non so come funziona però
questa cosa, perché io vedo queste sfere e ogni tanto appaiono anche quelle più grandi. Vedi che là sono apparse quelle più grandi. Non so questo che cosa fa, perché appena accendiamo dentro scompare. Ok, quindi quando moriamo switch automaticamente. Ok, stavo per cambiare ma non ci ho avuto minimamente tempo, purtroppo. Pazienza. E continuiamo a farli fuori, mancano 10 secondi. Potrei far entrare anche il team di Guido, ma lei è nettamente più forte. Che cos'è, una mega esplosione quella? Non saprei, ma... Così quanti punti abbiamo ottenuto? Poi ci esplosi, penso, per il tempo quelli. Vedi, qua abbiamo ottenuto molti meno punti, immagino perché ci sono morti i sopravvissuti. Punteggio sopravvissuti 16.000. Punteggio switch del gruppo 1600. Credo che dobbiamo cambiare un botto allora. E mi sa proprio di sì, più cambiamo e più punti otteniamo. Andiamoci a prendere anche quest'altra energia qua dentro come ricompensa e ci leggiamo anche la cassetta del sollievo. Articoli di prima necessità forniti dalla setta del prescelto alla gente del regno. La gelatina blu è molto apprezzata. I seguaci del prescelto furono i primi a soccorrere i sopravvissuti nel regno sotterraneo. Il loro aiuto fu come un raggio di speranza nell'oscurità di quel regno distrutto. Riempire lo stomaco dei sopravvissuti e curare le loro ferite è più importante di qualsiasi sermone. La salvezza inizia dal vicino. Ok, va bene, a posto. Signori, dai, io direi che per il momento possa anche essere tutto. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo aggiornamento che ha incluso, secondo me, un qualcosa di essenziale per migliorare i nostri personaggi, renderli notevolmente più prestanti nelle battaglie e sicuramente una cosa quasi obbligatoria per i mondi futuri, immagino. Che comunque hanno inserito anche la fattoria e la spedizione che ci consentono di passare un po' il tempo in game quando non abbiamo nulla da fare. Effettivamente stava diventando un po' monotono, un po' ripetitivo fare sempre le solite missioni e davvero, a mio avviso, questo aggiornamento porta una ventata d'aria fresca all'interno del game. Non so se si possono fare robe multiplayer all'interno di questa fattoria, di questa spedizione, non sembra... Ma forse in futuro aggiungeranno qualcos'altro? Non lo so, non saprei, non ne ho la più pallida idea. Ma voi mi raccomando, lasciate like e condividete il video per supportare il canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti ed unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Guardian Tales. Alla prossima, ciao a tutti!